Salve a tutti, questa è la mia Switch, che poi usa maggiormente mio figlio, e purtroppo è affetta da un bug. Dopo una ventina di minuti che è collegata alla sua base utilizzandola con il televisore, va in surriscaldamento e si spegne, e bisogna aspettare un pochettino per riaccenderla. Ed effettivamente, a tatto è caldissima. Ho scoperto che è un bug, appunto, che non hanno ovviamente tutte le Switch, solo alcune. Io sono stato sfortunato ed è risolvibile. Chi ce l'avesse in garanzia, vi consiglio eventualmente di chiamare, gliela dovete spedire e risolvono il problema. Nel mio caso sono andato alla ricerca per vedere cosa dovevo fare e alcuni video giapponesi ho scoperto che bisogna eliminare un piccolo chip che non fa partire la ventolina che sta internamente. Fatto questo, riprende a funzionare normalmente e non si surriscalda più, tranne che appunto per motivi veri. Quindi adesso procedo ad aprire la switch, ad eliminare questo piccolo chip e vediamo se poi va tutto bene. Tolgo i Joy-Con.
Ora dobbiamo smontare tutta questa parte metallica che serve per dissipare il calore, aiutato dalla ventola ovviamente. Allora, ho scoperto che questa mia console non ha il numero della CPU che ha il bug. Quindi, secondo me, potrebbe essere solamente la pasta termica che è secca, non. È venuta via troppo facilmente. Io pulirei e cambio la pasta termica ed eventualmente provo a vedere se scaldando la parte si accende la ventola o va in surriscaldamento, perché comunque prima si deve accendere la ventola. Ho scoperto che la mia console non è tra quelle che hanno il bug, guardando il numero qua, Mac CPU 20, e quindi non era un bug, e infatti guardando bene mi sono accorto che un connettore, una piattina è sconnessa, che sicuramente questa è quella della ventola, senza di quella col cavolo che si accende la ventola e ovviamente va in surriscaldamento. In più la pasta termica mi sembra un po' secchina e quindi, visto che ci sto, sistemo anche la pasta termica, più che altro perché si è elevato troppo facilmente il coperchio. Quindi pulisco bene, ovviamente prima tolgo questo pezzo.
Ecco fatto. L'ho riposizionata. Adesso elimino la pasta termica sia sotto che sopra, pulisco un po' e richiudo tutto. Infatti si vede pure che non ha mai funzionato questa ventola perché è pulitissima, non ha mai girato. Thank you.
accendiamo la nostra console. Perfetto, ora devo solo testare il televisore per vedere se si blocca o meno. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.